Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo episodio della Computer Museo. In questo episodio andremo a vedere esattamente come funziona questo strip LED che abbiamo già visto in passato, ma soprattutto andandolo ad impostare come effetto fiamma. Quindi andremo a vedere appunto che effetto fa finale. Ovviamente tutto questo subito dopo la sigla. Bene, andiamo a vedere un secondo velocemente come funziona il nostro programma. Innanzitutto, cosa dobbiamo impostare? Il numero del pin. In caso che utilizzate il nostro schema, sarà il numero 6 di default. Però in caso che volete cambiare il numero di pin perché avete più striscia LED, potete inserire appunto i pin digitali del vostro Arduino. Colore order, cioè praticamente ci spiega che ordine ha i nostri LED, di solito RGB, in questo caso è stato impostato GRB. Il chipset che viene utilizzato, cioè il driver che c'è sopra non Arduino ma bensì sopra le nostre strisce, perché vi ricordo che le strip LED, che credo poi che farò anche una puntata a parte, hanno all'interno un circuito integrato che permette di cioè praticamente va a controllare singolarmente il LED. Poi num LEDs è praticamente il numero per LED sulla vostra striscia. Brightness, che io vi consiglio sempre 255 per avere la massima luce. Frame for second, qui possiamo impostare se avere una luce più scattosa o più fluida. In questo caso io ho impostato 60 perché all'occhio umano è molto fluida, potete anche fare 120, 240, non è un problema. Inoltre, quant'è che ci vuole per cambiare, cioè praticamente quant'è il frame for second? Un secondo, in pratica è stato impostato un secondo a 60 fps, quindi in un secondo ci sarà 60 fps di fluidità. Qui invece sono tutte cose che non bisogna impostare, e questo è riguardante la modalità fuoco. Ora andiamo a vedere come si collega alla nostra striscia LED. Ora, fase pratica che verrà praticamente poi copiata nelle prossime puntate riguardante questo tipo di LED o strip LED. Per il collegamento è veramente molto molto semplice. L'alimentazione innanzitutto dei nostri LED sarà attraverso i 5 volt della nostra scheda Arduino, in caso, e dico solo in caso, che la vostra striscia LED non superi le 30 LED effettivi, cioè che non superino i 30 LED effettivi. Se sono di più dovete utilizzare un alimentatore esterno, e in questo caso vi consiglio quelli dei telefoni da 5V 1A o 5V 2A. Una volta fatto i collegamenti dovrete andare a collegare GND e VCC, che è appunto 5V e non 12V, perché queste strisce LED vanno solo a 5V. Bisognerà andarle a collegare all'alimentatore esterno appunto, oppure collegandole all'alimentazione interna. Inoltre il pin numero 6 digitale sarà quello di corrispondenza per tutti i nostri progetti con questo tipo di schede, con questo tipo di LED. Quindi, una volta fatto tutto ciò, passiamo ovviamente al risultato finale.